Roberto Di Portaporta, buonasera alla senatrice Barbara Lezzi, del Movimento 5 Stelle e all'onorevole Maria Stella Gelmini di Forza Italia. Il confronto sarà sui temi, i temi più caldi della campagna elettorale, il reddito e le tasse, ci sono delle opzioni diverse da parte di questi due grandi partiti e vedremo quale sarà il più credibile a giudizio degli elettori e parleremo anche delle pensioni, cioè a quale livello portare le pensioni minime. Poi quando usciranno le nostre ospiti entrerà qui in studio Emma Bonino, più Europa con Emma Bonino è il nome della sua lista, Europa, sicurezza e debito pubblico, tre temi che a suo giudizio sono collegati. Poi chiuderemo con la triste storia di un uomo che si è suicidato nel Basso Lazio dopo che, questa è la domanda insomma, si è suicidato in conseguenza di un tema in cui la figlia ha rivelato di essere stata violentata da lui, ci sono molti punti oscuri e cercheremo soprattutto di capire perché una notizia così delicata, poi quella del tema, è uscita. Bene, allora, andiamo subito al programma, andiamo subito ai cartelli che abbiamo tentato di mettere a confronto. Vediamo il primo, quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, reddito e pensione di cittadinanza. Allora, voi proponete 780 euro al single, alla persona sola, 1638 euro a una famiglia con due figli. Questo è quanto. Le pensioni minime a 780 euro netti a tutti i pensionati, 1170 euro netti per una coppia di pensionati. Costo complessivo, secondo il Sole 24 Ore, 17 miliardi più o meno, questa è una cosa. Bene, un primo chiarimento. Beh, intanto vediamo il cartello di Forza Italia. Possiamo affiancare, così magari li vediamo meglio tutti e due, possiamo fare un confronto più facilmente. Allora, reddito di dignità e pensioni, 1000 euro per tutti sotto la soglia di povertà, pensioni minime a 1000 euro. Costo previsto 38 miliardi, come intervento generalizzato dice il Sole 24 Ore, ma Brunetta di Forza Italia precisa che riguarda soltanto 850.000 di pensionati, cioè quelli che hanno davvero la pensione al minimo pari a 4 miliardi. Allora, cominciamo. Qual è la differenza tra il reddito di cittadinanza e il reddito di dignità? Ma il reddito di dignità, poi ce lo spiegherà la collega. Il nostro reddito di cittadinanza è uno strumento, un provvedimento che esiste in quasi tutti gli altri paesi d'Europa, rimangono esclusi ad esempio la Grecia, che serve a compensare, a integrare quindi il reddito oppure a darlo completamente a coloro i quali vivono sotto la soglia di povertà, così come è stata fissata dall'Eurostat, per cui i 780 euro non sono un criterio soggettivo del Movimento 5 Stelle, ma dal momento che noi siamo in Europa e vogliamo anche discutere in Europa di tantissime cose, magari ci sarà occasione anche di approfondire questi aspetti, abbiamo deciso che era il caso per introdurre per la prima volta nel nostro Paese davvero uno strumento universale, prendere un criterio che sia oggettivo, quindi Eurostat fissa in 780 euro ciascuno la soglia minima di povertà e quindi noi abbiamo deciso di prendere quello come primo riferimento. L'obiezione che ho mosso ieri sera anche a Di Maio è che 1638 euro che possono arrivare a 1960 se i bambini hanno meno di 14 anni, è un reddito purtroppo molto più elevato della media dei redditi. Per cui ho detto, beh, una volta che una persona ha un reddito di questo genere, prima di convincerla ad andare, cioè il problema dell'Italia è sempre che si fanno le norme e poi non ci sono gli strumenti per controllarle. Quello per tirarlo fuori di casa e mandarlo a lavorare ci servono anni carabinieri, perché con un reddito di 1900 che non si è mai sognato, mai andrà a fare i corsi, eccetera? Ce lo dovrete costringere. Insomma, lo dovremo costringere perché nei 17 miliardi della stima del costo, che è corretto perché l'abbiamo fatto anche noi insieme alla ragioneria, insieme a tutti l'ufficio legislativo, prevede 1,5 miliardi a regime, per cui per tutti gli anni, di incremento prodotto del personale e di tutte le attività di politiche attive sul territorio. Significa che le persone che sono percettori del reddito di cittadinanza saranno costrette a seguire dei corsi e qualora dovessero rinunciare a proposte ed offerte di lavoro
andranno chiaramente a rinunciare anche alla forma di assistenza, di aiuto e di sostegno che è il reddito di cittadinanza, per cui è una forma di politica attiva sinergica con il cittadino che non può prescindere comunque dall'attivazione del cittadino stesso. Allora, il reddito di dignità, che cos'è? A che livello arriva? Allora, il reddito di dignità parte dalla consapevolezza che da un lato nel nostro paese a causa della crisi noi abbiamo ereditato circa 5 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà e spesso in una condizione di povertà assoluta. Ma allo stesso tempo credo che promettere una misura universale vuol dire non fare i conti con le condizioni in cui versa il bilancio dello Stato. E allora, essendo secondo lei il Movimento 5 Stelle si è allargato troppo? Secondo noi sì, perché può essere, come dice la collega, che in altri paesi europei sia prevista, ci sia una misura simile, ma bisogna andare a vedere le condizioni del bilancio di quegli stati come sono. Nel nostro caso, dove c'è un debito pubblico particolarmente pesante, una spesa improduttiva che i governi della sinistra non sono riusciti a tagliare, francamente promettere il reddito di cittadinanza a tutti sa tanto di propaganda. Noi invece lo vogliamo dare in maniera mirata esclusivamente alle persone che sono sotto la soglia di povertà e che hanno meno di 12.000 euro, cioè coloro che vivono veramente in una condizione di grande ambasce dove non possono farcela da soli. E allora come si finanzia? Perché guardi Vespa, il nostro programma non parte dalle promesse, parte dalle coperture. Non a caso c'è una misura nel nostro programma che è legata all'abbattimento del debito, perché questo è un tema che riguarda le generazioni, perché noi dobbiamo pensare da un lato alle persone anziane e dall'altro dobbiamo pensare ai giovani. Quante persone e per quale importo? 5 milioni di persone, nel senso che sono sotto quelle che sono le persone che vivono sotto la soglia di povertà, meno di 12.000 euro. E sono persone che poi la soglia alle quali, sotto la quale voi non fareste pagare le tasse. Esattamente, sono persone che in parte percepiscono già dei contributi e degli sconti, ma pensiamo noi che l'Italia non debba essere governata a colpi di bonus o di televendite, meglio razionalizzare le misure e focalizzarle per coloro che hanno veramente bisogno. 5 milioni di persone, quanti soldi? Allora, considerato che queste persone hanno già degli assegni, percepiscono già delle misure, noi abbiamo fatto il conto, il reddito di dignità costa 9 miliardi. 9 miliardi, no, ma dico in tasca alle persone che lo percepiscono. 1000 euro. 1000 euro. Che sostanzialmente è l'equivalente della pensione minima. Che sarebbero meno, perché in realtà queste persone 400-500 euro già li recuperano oggi. Si tratta di portare al minimo di 1000 euro. Cioè, e Berlusconi, vedete quanti soldi prendono? Per la pensione al minimo 400-500, mettiamo la pensione al 1500, e voi la portate a 1000. Esattamente. E facendo però una rivisitazione delle voci del bilancio dello Stato, sia con riferimento alla flat tax, quindi, e sia con riferimento ai bonus. Veniamo da una stagione in cui, per esempio, si è pensato di risolvere il problema dei giovani dando 500 euro di bonus in concerti, in libri, per carità, in visite ai musei, tutto positivo, ma questo non è la Finlandia. L'Italia ha una condizione di indebitamento pesante, quindi i soldi vanno dati non a tutti, perché io lo trovo anche da liberale un messaggio sbagliato. Il reddito di cittadinanza dato a tutto è una forma di assistenzialismo. Dobbiamo dare le risorse a chi veramente ha bisogno. Buonasera, Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. Allora, che ti pare, questo tra poco parleremo di tassero, che ti pare di questi due? Hai portato qualche parente qui nel pubblico per gli applausi, a te si prolungano. Sono poi tifosi che scaricano su di me. Allora, che ti pare? Ma mi pare che siano, non vorrei offendere nessuno, ma sono due progetti che sono simili. Nel senso, seppure con una spesa diversa, tentano di rispondere a una stessa esigenza. E mi pare che da parte di Forza Italia ci sia maggiore consapevolezza dell'eredità pesante che noi abbiamo in termini di spesa pubblica, forse meno da parte del Movimento 5 Stelle, però credo che sia un tema che intanto fa capire che non c'è grande speranza di risolvere diversamente questo aumento delle persone che vivono sotto la soglia della povertà. Ma il secondo aspetto che preoccupa un po', a mio avviso, è che noi facciamo i conti senza l'Europa. Io ho l'impressione che in Europa si stia
sempre più stabilizzando un asse che sarà più severo nei confronti dell'Italia e della sua spesa pubblica, non meno severo. E quindi mi chiedo se questi provvedimenti alla fine cercheranno di inserire di più l'Italia nel processo europeo, oppure per paradosso cioè, la isoleranno di più. I socialisti tedeschi sono molto più aperti rispetto alla Merkel nei confronti, diciamo nei nostri confronti, per banalizzare. Ma io credo che la Merkel sia aperta ai nostri confronti. Sì. Io devo dire ho più preoccupazione per quanto riguarda Macron che non per quanto riguarda la Merkel. Cioè i tedeschi sono molto ben disposti nei confronti dell'Italia ad alcune condizioni. Allora. Poi se posso dire un'altra cosa, cioè io vedo pure che Berlusconi oggi è diventato uno dei principali garanti del reinserimento dell'Italia a pieno titolo in Europa anche da parte del centrodestra e che il Movimento 5 Stelle ha rinunciato al referendum sull'euro a differenza di Salvini. Mi chiedo se non siano le basi quelle europee per un accordo post-elettorale tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Prego. Guardi, io ci tengo a precisare prima di tutto un aspetto. Il nostro reddito di cittadinanza onorevole non viene dato a tutti. Basta leggere la nostra proposta di legge da cui si evince molto chiaramente che viene corrisposto solo a coloro i quali si trovano sotto la soglia di povertà che consiste nei 780 euro al mese netti. E per il nucleo familiare non si raddoppia, ma si fa giustamente un quoziente familiare. E poi si integra anche la pensione minima, così con i redditi part-time. Quindi non viene dato a gogo. Lo deve spiegare a Di Maio, perché quando interviene Di Maio sembra che questo Guardi reddito che... di cittadinanza lo debba dare a tutti. No, invece Di Maio lo spiega sempre molto bene, lo conosce a menadito. Guardi, su questo non ho dubbi. Tra l'altro noi lo abbiamo anche presentato nel corso di questa legislatura ad ogni occasione. Tant'è che c'è anche proprio la proposta di legge che è stata discussa ma poi purtroppo affossata in Commissione Lavoro e presenta tutte le coperture del caso. Tra l'altro ha passato anche il vaglio durante la legge di bilancio che come lei saprà benissimo è piuttosto severo in tema di coperture, per cui le coperture ci sono e siamo riusciti tra l'altro a trovarla all'interno di un'architettura di una legge di bilancio che non avevamo sicuramente costruito noi ma... i governi di maggioranza. Vede Franco, io le voglio rispondere subito su una cosa a cui tengo moltissimo. Invece il Movimento 5 Stelle ha molto chiaro il concetto di spesa pubblica e sa anche molto bene quanto si sprechi. Ci siamo spesi noi moltissimo in Commissione Bilancio, in Commissione Finanze in questi 5 anni proprio per andare nelle pieghe del bilancio e conoscere tutti gli sprechi. Però noi siamo anche abbastanza consapevoli che per fare una spending non serve una slide, è necessario del tempo ed è necessario cominciamo farla per cominciamo a parlare bene. In italiano onorevole perché spending e slide secondo me la spending è la revisione della spesa le do un consiglio. Se mi posso permettere e dopodiché è chiaro che ci vuole del tempo ed è quello che noi andremo a chiedere in Europa perché per chiudere degli enti inutili, per chiudere delle società partecipate in perdita che ricordiamo sia Forza Italia che il Partito Democratico hanno contribuito ad alimentare perché sicuramente non ci siamo stati noi negli ultimi 20 anni a produrre quella spesa pubblica che grava sul nostro paese. Allora, e poi magari parliamo anche di qualche altro aspetto che sarà eredità pesante sia di Forza Italia che del Partito Democratico, quindi allora, siamo pienamente responsabili. Io parto dalla suggestione di Massimo Franco rispetto all'accordo Movimento 5 Stelle Forza Italia. Questo mi sembra Italia. Una proposta veramente come dire che le fuori viene indecente dalla... ma non lo vorrebbe dire sì bene, esatto, mi veniva proprio io. Quel termine nel senso qual era? Che dice le veniva no, da dire proposta indecente tra... stava cercando un sinonimo e io ho immaginato come dire, credo che siamo veramente ai poli opposti, perché da un lato Forza Italia è un movimento garantista, è un movimento liberale, è un movimento che ha una sua visione dell'Europa completamente diversa, dall'altra parte si crede nella decrescita felice, nel giustizialismo, francamente nello statalismo e nell'assistenzialismo, quindi credo che se ci sono due movimenti agli antipodi siano proprio Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, credo che su questo anche la Lezzi possa essere assolutamente d'accordo con me. Per quanto riguarda l'Europa, il presidente Berlusconi ha rilasciato molte interviste su questo tema e lo ha fatto non avendo peli sulla lingua, ma allo stesso tempo confermando il posizionamento di Forza Italia dentro il Partito Popolare Europeo e dentro questa Europa, con moltissime
criticità, perché questa non è un'Europa che ci piace e noi non facciamo questa campagna elettorale, non ci rivolgiamo agli italiani perché abbiamo paura, prendendo delle misure perché abbiamo paura dell'Europa. Io credo che noi dobbiamo presentare agli italiani un programma equo, di giustizia sociale e anche di sviluppo. Rispetto a questo, quando l'Europa ci richiama ad un utilizzo accorto delle risorse, a non sperperare denaro, ha ragione. Quando impone il 3%, noi la riteniamo una regola stupida che però oggi va seguita, e quindi guardiamo all'Europa con la volontà di dare all'Italia un governo forte di centrodestra che possa andare in Europa con la schiena dritta e portare a casa dei risultati importanti, come è capitato in passato quando, grazie al centrodestra, Mario Draghi è andato a guidare la BCE contro il parere della Germania. Firma presente, direttore Messaggero. Allora, Massimo Franco ha concluso, diciamo, con, non era un auspicio, una possibilità, dice, ma non è che poi alla fine, dopo le elezioni, starete al governo insieme per fare questo grande patto? No, beh, mi sembra un po' improbabile. Io vedo l'unica affinità che vedo, anche se forse apparente comunque tra i partiti in questa campagna elettorale, è che a differenza di 5 anni fa ci sono posizioni meno divaricate sull'Europa. Cioè, noi assistiamo ad un'accettazione dell'Europa, seppure non acritica naturalmente, un po' da parte di tutte le forze politiche, con l'eccezione forse più spinta di Salvini, e una recentissima correzione di rotta da parte del Movimento 5 Stelle. Ma è appunto questa, infatti, la domanda appunto che volevo fare alla signora Lezzi. Grillo, cioè Di Maio, in realtà, proprio in questo studio, ha detto che il referendum sull'euro non è necessario, non è una priorità, insomma, in poche parole, se l'è messo alle spalle. Poche ore dopo, potremmo dire, se non mi pare un giorno dopo, Alessandro Di Battista in realtà ha detto il contrario, dicendo che in realtà è uno strumento che bisogna verificare se è efficace o meno. Ma al di là si tratta poi di referendum consultivo, esattamente, perché non è possibile, a norma di Costituzione, fare un referendum deliberante su questo tema. Esattamente. Il punto però qual è? Che a me non è chiaro, forse diciamo agli italiani soprattutto non è chiaro, quanto ci sia stata una svolta sull'Europa da parte del Movimento 5 Stelle e quale Europa voi accettiate e quale invece parte contestiate, perché questo, ripeto, non mi pare che traspaia chiaramente. A me, di fronte a questa domanda, viene da fare una domanda a mia volta. Perché io vorrei chiedere a chiunque è qui adesso, a chi piace questa Europa? A chi piace l'Europa che concede quella flessibilità buona solo a fare nuovo debito pubblico, perché lo abbiamo visto in quest'ultima legislatura? Noi in quest'ultima legislatura abbiamo avuto la famosa lettera che concedeva flessibilità, diciamolo. La flessibilità non è altro che la concessione di poter fare nuovo debito pubblico, ma così poca solo per fare propaganda elettorale, è data soltanto in maniera più che tecnica, politica. Perché quando si parla che la Commissione è composta da burocrati, sono burocrati ma molto politici però, perché a seconda del governo con cui interloquiscono decidono se darla e quanto darla. Allora, quello che è il Movimento 5 Stelle oggi ha prodotto anche un documento e l'ha lasciato in commissione agli atti per l'ennesima volta, perché in questi giorni, nel pieno silenzio, si sta discutendo dell'inserimento del fiscal compact nelle normative europee, e questo Parlamento, ormai sciolto, deve prendere anche questo genere di decisioni nel pieno silenzio, in cui solo il Movimento 5 Stelle si è opposto e ha fatto una risoluzione in cui ha indicato la strada che vorrà andare a portare ai tavoli di Bruxelles. Qual è? Allora, vogliamo sì o no individuare uno strumento, un veicolo per fare gli investimenti pubblici? Vogliamo immaginare uno strumento anche che abbia a che fare con il fatto che il bilancio della BCE adesso è decisamente ingrassato? Mi scusi, grazie quale, al quale governo di avrebbe favorito, secondo lei, l'Europa? Allora, guardi, detto, il cambia parere a seconda dei governi. Il fatto di noi dobbiamo tenere conto di una cosa. Durante questa legislatura abbiamo aumentato il nostro debito pubblico di 300 miliardi. 300 miliardi è una grandissima cifra. A fronte di questo però noi non abbiamo avuto delle politiche economiche che hanno portato il nostro paese all'altezza del resto dell'Europa. Noi abbiamo una crescita che è l'ultima in Europa, l'ultima in Europa. Abbiamo aumentato il differenziale
per quanto riguarda la disoccupazione tra noi e il resto d'Europa. Voglio dire che all'inizio del 2014 la media della disoccupazione in Europa era del 12%, la nostra del 12,9%. Oggi media europea 7,3%, noi dell'11%. Questi sono dati drammatici e quella flessibilità Spagna che è stata concessa... Spagna sta peggio di noi però. Scusi. Io sto facendo la media europea, io ho fatto dei dati, poi se prendiamo paese per paese c'è quello che sta meglio e quello che sta peggio, ma considerando tutti i fattori esogeni che noi abbiamo avuto in questi anni, essere gli ultimi in Europa, a lei piace questo genere di Europa? A lei piace questo genere di flessibilità che è stata concessa? Mi scusi, è il discorso. Siccome lei fa una domanda, mi permetta di rispondere, se fa le domande lei. Ci permette anche di dare risposte. Però è una domanda evidentemente... Allora, posso dirle, a me questa Europa non piace, però capisco le diffidenze dell'Europa nei confronti dell'Italia. Le comprendo anch'io. E allora, le capisco anche perché ci sono dei partiti i quali fanno una campagna anti-europea e poi per motivi elettorali cambiano opinione sull'Europa. Quindi allora io le dico, un Franco, elemento... che invece ci sono stati dei governi che hanno agito contro l'Europa. Franco l'aveva perché... chiesto, ma voi avete cambiato idea sull'Europa, avete cambiato posizione. Allora le dico assolutamente ha seguito il Movimento 5 Stelle sa bene che ad esempio noi siamo contrari all'istituzione delle province. Non abbiamo mai partecipato... Sull'euro avete cambiato noi idea? Non abbiamo, allora, sull'euro, allora un conto è l'Unione Europea, un conto è l'euro, perché ci sono anche dei paesi perché che ci sono. Perché avete cambiato idea sull'euro? Allora, noi non abbiamo cambiato idea, noi non abbiamo mai detto che volevamo uscire dall'euro. Noi già dal 2014 avevamo indicato nei nostri punti per l'Europa, e qui torno al discorso delle province, dove non ci presentiamo in Europa, sì, nel 2014, in cui indichiamo un percorso referendario in modo da consultare i cittadini. Allora. Quindi non bisogna confondere nemmeno capre e cavoli, altrimenti bisogna... Per uscire, esatto, però vorrei sentire un momento l'onorevole Gelmini, perché in Europa sono abbastanza cambiate da allora. Al vostro governo, diciamo, flessibilità non fu molto concessa. Allora, io non ho capito quale sia la posizione dei 5 Stelle sull'Europa, perché ricordo Di Maio, ricordo alcuni vostri leader che a fronte della domanda se ci fosse un referendum per uscita dall'euro come voteresti, alcuni esponenti dei 5 Stelle avevano detto voteremmo a favore, quindi un giorno sono per uscire dall'euro, il giorno dopo ritrattano, però francamente con gli editti e con i proclami non si va da nessuna parte. È chiaro che alla sua domanda rispondiamo anche noi che questa Europa non ci piace, però le chiacchiere stanno a zero, perché noi stiamo di fronte agli italiani affrontando una campagna elettorale molto delicata, dove io vorrei dire loro che la risposta non può essere né rimanere a casa né votare un movimento come il Movimento 5 Stelle che un giorno dice di uscire dall'euro e il giorno dopo dice che invece bisogna rimanere nell'euro. Anche se, dico questo, anche se l'Europa non ci piace, perché sicuramente è un'Europa che ha perso smalto rispetto ai tempi dei padri fondatori. È chiaro che è un'Europa che per esempio sul tema dell'immigrazione non ci è piaciuta per niente, perché ha scaricato tutte le responsabilità sull'Italia. È un'Europa che è stata salvata da un italiano come Mario Draghi, che ha avuto il coraggio di fare il quantitative easing, di superare tutte quelle perplessità della Germania sull'inflazione, e quindi è un'Europa che arranca, ma anche la nostra presenza in Europa arranca, perché noi da tempo non abbiamo un governo che sia votato dagli italiani, che sia autorevole e che vada in Europa da un lato con la forza di avere risanato i conti e dall'altro con delle idee chiare su cosa bisogna fare. Ed è sicura quindi che il prossimo governo sarà quello votato dagli italiani, perché i sondaggi dicono il contrario. Guardi, la sicurezza non la può avere nessuno. Però io le dico che non ho mai visto il presidente Berlusconi scendere in campo per perdere le elezioni o per pareggiare. Quindi io sono convinta che oggi il centrodestra abbia le condizioni per poter vincere e per poter rappresentare l'unica alternativa credibile al governo delle chiacchiere del Partito Democratico e della sinistra e al governo dell'inadeguatezza dei 5 Stelle. Perché vorrei ricordare che voi non avete governato in questi 20 anni, ma governate Roma, governate Torino, dove avete fatto degli autentici disastri, tant'è che i vostri sindaci non si vogliono nemmeno ripresentare. Quindi non è che siete più vergini e non avete mai avuto la possibilità di cimentarvi con il governo. La verità è che da un lato twittate benissimo sulla rete o sui blog di Grillo, di Casaleggio, adesso non si capisce più quale sia il blog ufficiale, ma quando si tratta di governare
le cose sono molto più complicate e alla prova del governo oggi voi portate a casa dei fallimenti autentici come quello della Raggi a Roma e dell'Appendino a Torino. Allora, posso replicare soltanto una un breve minuto. Regola su questo punto della Raggi? No, della Raggi governo. Perché io evidentemente l'onorevole è molto poco informata. Io invece preferisco parlare con gli italiani sono più informati di perché me, di io credo che loro, gli italiani, abbiano memoria. Posto il fatto che Berlusconi ha gridato prima al golpe, al colpo di Stato ad opera della Merkel, adesso è andato lì come un cagnolino, ma a parte questo io voglio ricordare agli italiani, qualora qualcuno se ne fosse dimenticato, che grazie al governo Berlusconi noi abbiamo avuto nel 2011 per legge sottoscritta a Berlusconi l'aumento dell'IVA dal 21 al 22% e ha lasciato, tutte le colpe il nostro paese, il nostro paese con delle clausole numeri di salvaguardia per 40 miliardi che Letti, hanno portato quando governavamo Monti, noi la disoccupazione era all'8%, oggi al 12%. Lei ha c'erano fatto 60 miliardi sbarchi, oggi ce ne sono 180.000. Sia gentile, per favore, avete fatto aumentare l'IVA dal 21 al 22% e l'ultimo aumento dell'IVA che abbiamo grazie a Silvio Berlusconi, inoltre abbiamo avuto 40 miliardi di clausole di salvaguardia e subentrato, quelle lì le ha disinnescate in Monti lasciandone in piedi soltanto 7, le altre lacrime e sangue di Monti sono a causa di Silvio Berlusconi che aveva questa lasciato la un malocco, una valanga, e questo è tutto agli atti, perché io non sto inventando niente, per cui le più grandi referenze che lasciano sia il Partito Democratico che Forza Italia sono proprio il disastro, quel disastro che poi noi abbiamo ereditato anche nelle città. E perché dove arriviamo noi nelle città? Nel 2008, dove hanno adesso dopo scusi, la cura Monti e della sinistra? Un attimo. La cura, guardi che avete, voteranno. Guardate che le prime dichiarazioni di salvaguardia di questa legislatura le avete messe voi con Letta, avete proseguito con Letta a varare la prima legge dicendo? Di bilancio. Quelle clausole di salvaguardia bella mia, ti devi ricordare da un governo all'altro, devi studiare un po', rinfrescarti la memoria, per chi aveva abolito l'IMU, ha abolito la tassa di successione, sì, la tassa sei di un po' donazione, confusa, forse e i disoccupati erano all'8%, non al 12%. Devi riorganizzare un po', se voi ti mando il link del blog del sito. Siano candidati a allearsi dopo le elezioni. No, ma guardi, ma questi, al di là di tutto, io intendo. No, secondo me queste sono le premesse per poi allearsi. No, ma guardi, io dico in nome dello stato di necessità. Ma guardi, noi abbiamo detto una cosa, cioè a Roma noi stiamo facendo moltissimo, ma abbiamo riconosciuto anche i nostri errori. Allora, ha un aumentato sì o no l'IVA? Sì, perché lo dicono le leggi, non è che lo dico io. Non è un'invenzione di Barbara Lezzi, e c'è un decreto di Berlusconi per cui aumenta l'IVA. Ci sono due decreti, gli ultimi che ha fatto Berlusconi, che lasciano in tutto 40 miliardi di clausole di salvaguardia. Non è che lo dice Barbara Lezzi. Allora rivendicate la vostra azione anche in questo. Gli italiani non bisogna lo dire che vedremo come andrà a finire. Ma io non credo che gli italiani, io gli imprenditori, si sentano più tutelati da Di Maio con il curriculum che ha rispetto a quello di Berlusconi. Ma guardi, io me ne guardo bene il curriculum di Berlusconi, eh? Beh, guardi, io rivendico il mio, quello di Di Maio, di tutti i miei colleghi, perché io non ho capito, mangiano, ma stiamo scherzando. Bene, andiamo al secondo punto, quello delle tasse. Allora, il programma di Forza Italia è di portare la flat tax, la tassa piatta, al 23% uguale per tutti. Cancellare l'IRAP, il costo della flat tax è di 15 miliardi all'anno, questo secondo quello che dice, no, questo secondo quello che dite voi sostanzialmente, 15 miliardi l'anno, perché secondo il Sole 24 Ore secondo me è un po' di più, e il costo della cancellazione dell'IRAP è di 13 miliardi, cioè la parte, io mi ricordavo che l'IRAP fosse 23 miliardi in tutto, quindi l'IRAP ne togliete una parte, immagino. Sì. 23 miliardi. È 23 miliardi, quindi non è 13, è sbagliato il cartello. E il costo del flat tax, secondo voi, quant'è? Più un alto, po' più alto? Quello, è più alto. Quindi questo Guarda, è molto generoso, ci sono questo cartello. Le coperture disponibili e queste sono l'impatto degli impegni elettorali. Io, diciamo da memoria una trentina di miliardi forse il costo sì. del flat tax, va bene? Un po' di benissimo. Allora, Movimento 5 Stelle, riduzione dell'aliquote IRPEF, niente tasse per redditi fino a 10.000 euro, riduzione dell'IRAP. Allora, per l'IRPEF, ieri Di Maio ci ha fatto vedere delle tabelle, diciamo ha portato le aliquote dovrebbero essere... Sì, si riducono da 5 a 3. Esattamente, sì. da 5 a 3.
con dei ritocchi sostanzialmente, per cui il costo, ce lo vuole ricordare per favore? I costi? No, noi intendiamo creare la fascia no tax area fino a 10.000 euro. Dopodiché fino ai 28.000 voi 12, voi 10. Fino ai 28.000 euro portare l'aliquota al 23%, quindi passa dal 27 al 23, poi l'altra che arriva dal 41 al 37, poi oltre 100.000 euro che scende dal 43 al 41. A 42. Voi invece tutto questo non lo fate, fate una tassa uguale per tutti. Allora però, siccome la Costituzione dice che la tassazione deve essere progressiva, come la garantite voi la progressività? Innanzitutto qui si discute del 20-23% della flat tax, ma noi vogliamo fare una premessa. Cioè, oggi c'è una rottura del patto di fiducia fra lo Stato e il cittadino, perché oggi il cittadino non solo paga moltissime tasse, ma deve pagare un commercialista, spendere risorse e tempo per capire quanto deve pagare. Noi in passato avevamo una posizione diversa, abbiamo abolito per esempio la tassa di successione, abbiamo agito su singole tasse come la tassa, come l'abolizione dell'IMU sulla prima casa o la tassa sulle donazioni. Oggi pensiamo però che il sistema fiscale sia giunto a una tale complicazione, ad una tale, a un tale tasso di incomprensibilità che occorre un'opera di semplificazione, e la flat tax non vuol dire che si paga, che si viola il principio costituzionale, vuol dire che si arriva attraverso delle coperture che noi abbiamo individuato, per esempio il taglio degli sconti fiscali. Gli sconti fiscali valgono 175 miliardi, ma sono sconti fiscali ai quali gli italiani non credono più, perché da un lato hanno lo sconto, il bonus, dall'altro poi aumentano le tasse. Allora noi vogliamo partire da una tassazione uguale per tutto, ma poi è chiaro che vogliamo che tutti paghino meno, ma in maniera progressiva. La mia domanda era, come garantite la progressività delle imposte? Viene assolutamente garantita, perché sulla base di quanto uno ha, comunque la percentuale del 23% cambia. Quindi non è che la flat tax vuol dire che agevola i ricchi. Il sistema previsto dalla Costituzione, il principio di progressività rimane. C'è un problema di copertura iniziale, perché sicuramente poi, come è successo in America dove Kennedy e Reagan hanno introdotto la flat tax, alla fine il gettito fiscale è aumentato. All'inizio c'è una difficoltà. La difficoltà come la affrontiamo? La affrontiamo evitando la televendita, evitando tutti quegli sconti fiscali che alla fine sono una fregatura per gli italiani, c'è un punto che volevo capire una cosa, sì. A proposito della progressività, quindi lei dice la progressività non si fa con le aliquote, ma si fa con i soldi che uno, se uno ha 100.000 guadagna, 10.000 non paga le tasse, ma insomma, fino 100, a 12.000 per noi non. Vabbè, 12.000, mettiamo 100.000 euro e paga il 23%. Lei dice quello guadagna 1 milione di euro, paga sempre il 23%, ma paga più. Quindi quello paga 23.000 euro. Questo non è progressività. Questa insomma, può essere semplicemente una fotografia. Ho capito, mi scusi. Non dite che è progressività. Progressività è un'altra cosa, mi scusi onorevole. Fino a 12.000 uno non paga. Scusi, però, proporzionalità. Esattamente, questo è un sistema di tassazione proporzionale al reddito. La progressività vuol dire che se lei paga 1 milione non paga il 23 ma paga ma il 3. Ma la proporzione, se uno lo vuole fare comunque, però non dite ieri, per che è progressività, ha affrontato non è il tema, perché c'è una domanda esplicita, perché effettivamente ci potrebbe essere il rischio che la Consulta, qualora venisse approvato questo sistema fiscale, possa sollevare appunto il problema della progressività. E lui stesso ha, diciamo, non ha saputo dare una risposta precisa, perché oggettivamente il tutto va sicuramente ricalibrato e dettagliato. Per esempio c'è un punto, premetto che a me sembra interessante la proposta della flat tax, la semplice ragione che va nella direzione della semplificazione, però ci sono dei se. Uno su tutti, voi contate sull'aumento del gettito fiscale, ovviamente, perché dice, pagando meno tasse gli italiani in realtà pagano di più. Ecco, però questo, a mio giudizio... E quelli che non pagano vanno ecco, in prigione. Ma non dovrebbe essere accompagnato da una maggiore severità repressiva anche nei confronti di coloro che evadono in quel caso? Perché se voi non accompagnate una misura dissuasoria... Berlusconi qui, in questo studio, ha detto vanno in prigione e si butta la chiave.
In America, cioè, dove c'è una stessa cosa ha detto, detto lui compreso però. C'è però il oggi... famoso carcere per gli evasori. Stessa cosa ha detto Salvini. Che, allora, che ci debba essere un recupero dell'evasione fiscale, che ci debba essere severità, va bene. Però oggi noi gli italiani veniamo da anni nei quali abbiamo solo... la politica ha solo dato un aumento della pressione fiscale, un aumento degli adempimenti e comunque una repressione che è stata anche causa di un indebolimento. Però se uno non paga nemmeno il 23% di tasse, beh, ma assolutamente, ma siamo d'accordo, però oggi concentriamoci sull'opera di semplificazione, perché non è una banalità e non possiamo metterla tra parentesi come una premessa già raggiunta. Cioè la sfida della flat tax è innanzitutto un cambio dei rapporti fra il fisco, lo Stato e il cittadino, che deve essere improntato ad una, non solo all'equità fiscale, ma anche ad un sistema dove al cittadino sia chiaro cosa deve pagare, come funziona. Oggi i cittadini non capiscono come funziona questo sistema ed è un sistema che fa perdere tempo, soldi e competitività al paese. E noi abbiamo ritenuto... partire, scusi, da un'aliquota un po' più alta... come dire, ma con guardi, l'impegno di arrivare al 23%, perché il problema è anche la partenza è quella che in Formula 1, diciamo così, a tavoletta, come si vuol dire, ecco, io credo che sia difficile. Però non concentriamoci sugli aspetti che non sono fondamentali, l'aspetto fondamentale è, la domanda di fondo è, va bene il sistema fiscale così come lo presentiamo ai cittadini o tutti pensiamo, indipendentemente dal colore politico, che così non si possa andare avanti? Noi in passato... abbiamo agito sul taglio di singole tasse. Oggi questo non basta più, perché bisogna rivedere il sistema. Mi scusi, e non è la posizione... Non piace a nessuno neanche il livello di evasione fiscale che c'è in Italia, mi scusi, perché non è soltanto che si pagano le tasse. Vuole la cosa che indigna molto è anche di chi non le paga e sono grandi evasori. Sì, poi esiste una piccola evasione che va in qualche modo anche capita, ma onestamente credo che... se cominciassero a pagare le tasse i grandi evasori, per carità, una parte per carità, ottima è... del nostro debito pubblico sarebbe risolta. La lotta all'evasione l'hanno fatta tutti i governi, diciamo che i risultati sono modesti, da parte di tutti i governi. Io penso che nel frattempo molti imprenditori sono falliti, tanti sono andati all'estero e il nostro paese ha due elementi che ne limitano la competitività. Uno è il contenzioso giudiziario e l'altro è il sistema fiscale. Vogliamo continuare a piangerci addosso perché gli imprenditori falliscono e vanno all'estero? Oppure vogliamo cambiare la giustizia e il fisco? Questi sono due, insieme alla burocrazia. Io credo che questi sono i macro temi rispetto ai quali è inutile agire con i piccoli contentini, con i bonus. Bisogna riformare il sistema. È un'operazione semplice? No. Ma oggi è venuto il momento di farlo. Guarda, e la proposta oggi, di Berlusconi è esattamente, e del centrodestra oggi mi sono è questa. Un brevissimo discorso di preelettorale di Trump, in cui lui diceva esattamente quello che ha fatto: noi faremo ritornare le imprese in America abbassando le tasse, riproducendo lavoro. Poi Trump può piacere o non piacere, però sul piano fiscale, sul piano economico anche i suoi nemici hanno dovuto prendere atto che, cioè, se in Italia si arriva ad un livello di tassazione che induca le imprese a non andarsene, e le imprese che se ne sono andate a tornare, ne sono andate tante, qualcuna si può anche pentita perché poi nei paesi sottosviluppati per fortuna lo sviluppo è arrivato, quindi i salari di un euro sono cresciuti, quindi insomma adesso non so come, non sta a me dirlo, però certo abbassare le tasse ai cittadini e alle imprese in modo che le imprese possano ritornare riproducendo lavoro. Per rendere l'Italia competitiva, oggi l'Italia non è competitiva. In America la disoccupazione ormai è a zero, completamente a zero. Onorevole Rezzi? Noi la flat tax non piace perché non risponde al principio di progressività. Poi magari bisognerà che l'onorevole ripassi proporzionale e progressivo perché sono due concetti diversi e quindi così potrà rispondere meglio, tant'è che Berlusconi è incerto sull'eventuale pronuncia della Corte, lo ha detto molto chiaramente. Noi abbiamo preferito invece, perché la nostra missione, il nostro obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze e quindi con la nostra proposta cerchiamo di far pagare meno a chi ha meno. Comunque senza trascurare, perché noi non vogliamo che le persone benestanti vengano punite, tant'è che anche allo scaglione da 100.000 euro in su
Noi però abbassiamo soltanto di 2 punti, mentre nella parte mediana, quella che tra l'altro ha sofferto di più, andiamo sui 4 punti. Tra l'altro è un'operazione che viaggia in sinergia con il nostro reddito di cittadinanza, perché fino adesso molte misure, compresa quella di cui sta parlando l'onorevole, non contemplano assolutamente ad esempio gli incapienti, cioè coloro i quali comunque lavorano, hanno un minimo di reddito, però non avrebbero nessun giovamento da questo genere di riforma. Con noi invece sì, cioè l'unione delle 2 riforme, ed è per questo che noi le presentiamo insieme, potranno dare delle agevolazioni anche a coloro che sono incapienti. Per le imprese, innanzitutto la tassa più evasa non è l'IRPEF, ma è l'IVA, è la flat tax, ad esempio, non la va a toccare. Non è, e voi come la toccate l'IVA? Allora, guardi, noi siamo per la lotta all'evasione, molto seriamente. Abbiamo denunciato molto, ma molto spesso, i vari condoni, i vari split payment, il vario fatto che molto spesso l'Agenzia delle Entrate esce per andare a fare controlli, ma non ai grandi, ma sempre di più ai piccoli, andando a fare questa caccia allo scontrino per prendersi l'imprenditore, andarselo lì nell'Agenzia delle Entrate e mercanteggiare una certa entrata. Ma voi pensate di abbassare l'aliquota IVA? Non credo. No, non pensiamo. Guardi, io purtroppo qui devo essere anche responsabile, perché io sono onesta anche con i cittadini e devo dire che il Partito Democratico insieme a Forza Italia ci lasciano l'eredità per il 2018 di una montagna di clausole di salvaguardia da disinnescare, che vengono da dove arrivano. Le salvaguardie sono quelle per le quali bisogna tirare fuori dei soldi per non aumentare l'IVA. Quelle coperture fasulle che hanno inserito lì per legge, per cui dall'anno prossimo le clausole di salvaguardia ci sono da sempre, questo paese se le trasferisce di anno in anno. E le avete fatte voi, non è che eravamo noi al governo. Gemini, non è che scende dalle nuvole adesso, non è che ce l'ho io al governo, ce l'avete voi. Non scende dalle nuvole, ma è così. Per cui in questa legislatura anche, se ci siete voi all'inizio, per cui... Per cui sicuramente non si potrà diminuire l'IVA, noi ci impegneremo perché non aumenti ulteriormente, visto che l'hanno previsto per legge purtroppo chi ci ha governato fino adesso. Quindi è in questo senso che noi dobbiamo andare, ed è inutile fare promesse che non si possono mantenere. Certo è, abbiamo inserito delle agevolazioni per quanto riguarda gli acquisti per i neonati, lì sì, però è una questione molto targetizzata. Dopodiché noi potremo essere veramente severi per la lotta all'evasione, perché il nostro capo politico non sarebbe il primo a dover mettersi in galera da solo a gettare la chiave, questo è chiaro. Allora, con voi ci fermiamo qui, vi ringrazio molto di essere intervenuti.